L'Abruzzo oggi alla prova del Green Pass, che coinvolge i lavoratori del pubblico e del privato. Nella regione sono circa 114.000 le persone in età lavorativa che ne sono sprovvisti e che saranno costretti a fare il tampone ogni 48 ore. All'Aquila la regione Abruzzo ha un numero consistente di uffici, tra Emiciclo, Palazzo Silone e gli uffici a Via Salaria Antica Est. Nella sede del Consiglio regionale la dottoressa Tiziana Grassi, dirigente del personale del Consiglio regionale, a spiegare le modalità dei controlli, controlli che avvengono esclusivamente all'ingresso. Il controllo riguarda anche consiglieri regionali e tutti i dipendenti e visitatori esterni che devono accedere. Abbiamo adottato delle modalità organizzative condivise con l'ufficio di presidenza, in base alle quali i controlli vengono effettuati con cadenza giornaliera e riguarderanno tutti. Quindi all'ingresso le società preposte alla vigilanza controlleranno il Green Pass e controlleranno, rileveranno la temperatura corporea come già accadeva da tempo. I controlli riguardano quindi tutti coloro che accedono alle sedi del Consiglio, sia dell'Aquila che gli uffici dislocati a Piazza Unione a Pescara, sempre del Consiglio regionale, e vengono, come ho detto poc'anzi, effettuati con cadenza giornaliera. Nella prima giornata non ci sono stati problemi, come sottolinea la dirigente. Il Green Pass è obbligatorio anche per i tirocinanti in regione, lo ha chiarito il presidente Marsilio con un'ordinanza, mentre non è obbligatorio per gli allievi che accedono ai corsi di formazione accreditati dalla regione. Abbiamo attivato tutto e al momento tutto è andato bene. Un po' di pazienza, un po' di attenzione. Le società di vigilanza sono state adeguatamente incaricate e informate in ordine a tutti gli adempimenti. Quindi all'ingresso, con cadenza giornaliera, effettueranno i controlli riguardanti proprio innanzi i dipendenti, ma anche coloro che accedono al palazzo, con l'eccezione di coloro che, previo appuntamento, accedono al Corecom per attività di conciliazioni, che il Corecom è preposto a fornire, e coloro che in casi, diciamo, eccezionali e previsti consegneranno a mano della documentazione al protocollo, però nella sola sede dell'Aquila. In questi due casi non è possibile richiedere il Green Pass perché è proprio la normativa che li esonera.